Ciao a tutti, io sono Sherry Porte, la cantante e vostro vocal coach. Io spero che voi state bene. Oggi voglio farvi un video dei 10 peggiori tipi di insegnanti di canto. Sì, so che è un titolo molto forte, però molto importante. Io sono molto felice perché sono 25 anni che io faccio cantante professionista, però se io sono arrivata a questo punto di fare questo come professione è solo perché ho avuto gli insegnanti fantastici che hanno potuto tirare fuori il meglio di me. Io voglio aiutare ognuno di voi cantanti che state pensando di fare questo come professione, perché scegliere il vostro insegnante di canto è la scelta più importante che voi potete fare nella vostra vita. Quindi io spero con tutto il mio cuore che questo video sarà utile per ognuno di voi di scegliere meglio a chi mettere in mano il vostro futuro e la vostra voce. Buon ascolto. Numero 1, l'insegnante di canto che non sa cantare. Ragazzi, non c'è niente peggio di un insegnante di canto che non sa cantare. Non vuol dire che ogni insegnante di canto deve essere un Beyoncé, o che deve essere una Maria Callas, o che deve essere un Ed Sheeran. Però un insegnante di canto deve essere capace di fare certi esempi, di farti sentire certe cose come vengono. Quindi se voi avete un insegnante a cui piace sempre parlare e dire come si fa, che non sa come fare, che dice devi fare così, devi fare in questo modo qui, senza farti un semplicissimo esempio di come si fa, credimi che sei con uno dei peggiori tipi di insegnanti. Numero 2, l'insegnante che dice sempre che tutto va bene. Assurdo, ragazzi, sai quante volte che faccio masterclass, faccio workshop e sento una persona arrivare e fanno un brano pieno di difetti, pieno di problemi di nasalità, l'appoggio, impostazione di vocali, cambio di registro, mancanza di dinamiche, un disastro totale. Io chiedo loro, scusami, questo brano tu hai preparato con qualcuno? Loro dicono di sì, io ho preparato con mio insegnante ha detto che tutto va bene. Non ci posso credere che un insegnante può sentire tutte queste cose qui e non riconoscere i problemi. Quindi se un insegnante ti dice sempre va bene, o soprattutto quelli che dicono perfetto così, credimi che tu sei con uno dei peggiori tipi di insegnante di canto in assoluto. Numero 3, l'insegnante che non ti insegna brani da studiare. È molto semplice. Se un insegnante non è capace di scegliere i brani per voi da studiare, non è capace di insegnare. I brani che voi andate a studiare sono proprio i brani che fanno il vostro percorso. Un insegnante deve essere capace di capire quali brani tu hai bisogno di studiare per migliorare certe cose. Un brano non è uguale a un altro. Questo non è insegnare. Provi a immaginare se il nostro insegnante di matematica o di fisica dice fai tu i compiti che tu vuoi fare, non importa. Quindi state attenti moltissimo a questi ragazzi, che un insegnante deve essere capace di aiutarvi a scegliere i brani da studio e i brani di performance. Un altro dei peggiori tipi di insegnante di canto è l'insegnante che ti fa cantare sempre col microfono. Ragazzi, se state facendo ogni lezione con il microfono, che è arrivata e scaldata la voce e subito iniziate a usare il microfono, non è una lezione di canto, è una serata di karaoke con le amiche. Il miglior modo di perdere la risonanza, miglior modo di perdere la potenza, il controllo della voce, è di cantare sempre con il microfono. Voi insegnate che state usando sempre il microfono, state facendo un sacco di danni, anche perché dà un falso senso della potenza, un falso senso risonanza. Ogni persona ha bisogno di sentire la sua voce in pura naturalezza. Quando siamo sotto il periodo di concorsi, provini e stiamo preparando proprio per i spettacoli, possiamo introdurre il microfono ovviamente per iniziare a sentire volume eccetera, però facendo ogni lezione con microfono veramente state facendo un disastro totale. From your chandelier. Oh, scusami ragazzi, uno dei peggiori tipi di insegnanti è l'insegnante esibizionista. Guarda ragazzi,
Se il vostro insegnante di canto sta cantando più di te durante la lezione, c'è qualcosa che non va. Sono certe persone che proprio piace sentire il suono di loro voce, quindi state attento che durante la vostra lezione non è un concerto invece del tuo insegnante. Più di tutti, non c'è niente peggio dell'insegnante negativo. Ma non sopporto proprio quelle persone così negative che non c'è niente che va bene, tutte con cattivo umore che arrivano, non c'è niente che va, diventare un cantante impossibile, ma non ce la farai mai. Guarda ragazzi, secondo me questi sono cantanti falliti e magari hanno avuto la loro delusione della vita, però non lasciare che la loro negatività passi a te. Stai molto attento ragazzi, perché la negatività è molto contagiosa. Per fare questo lavoro, per affrontare questo talento che il Signore ci ha dato, devi rimanere molto molto positivo, determinato e sicuro dentro che questa cosa qui si fa. Se voi vi trovate con queste persone pesantissime, negative, ragazzi, non camminare via, corri! Un altro tipo di insegnante che assolutamente non va bene è quello che ti fa perdere l'estensione, ti fa perdere l'uso dei registri e ti fa perdere la voce, abbassamento di voce in generale. Uno dei sintomi più grandi che c'è qualcosa che non va con il vostro training vocale è quando iniziate ad avere perdita dell'estensione della vostra voce in generale e anche dell'uso dei registri. Ragazzi, dovete stare molto attenti e notate i vari cambiamenti della vostra voce, cosa sono le cose che avevi, cosa sono le cose che non va. Quando stiamo studiando canto, tutto quanto è per guadagnare, non è per perdere. Quindi se stiamo studiando e notiamo che sono certe cose che potevamo fare e non riusciamo a più farlo, c'è qualcosa veramente che non va. Uno dei peggiori tipi di insegnante di canto in assoluto è il bigotto musicale. Guarda ragazzi, questa persona qui mi fa veramente arrabbiare tantissimo. E sono insegnanti che non piace la musica moderna, che pensa che qualsiasi cosa che non è jazz o qualsiasi cosa che non è proprio loro specialità fa schifo. Ragazzi, state molto attenti a questo tipo di persona, perché secondo me, se tu non riesci ad avere rispetto per tutto il mondo musicale, e credimi che il mondo musicale è enorme, non devi insegnare. Stai lì chiuso dentro la tua stanza e fai tutta la tua Mozart, o stai lì dentro la tua stanza e fai tutte le tue scale jazz se vuoi, però non portare i ragazzi fuori loro strada, fuori loro amore per la musica, perché tu non piace. Il mondo della musica è grande, anche voi dovete migliorare, cambiare. C'è tantissimo insegnante per noi da imparare dai nostri ragazzi e che possono aprire un mondo a noi se siamo disponibili e umili per accettare e migliorare pure noi. Oh ragazzi, un dei peggiori tipi di insegnanti di canto è l'insegnante pianista. Ragazzi, non c'è niente peggio dell'insegnante di canto che è così tanto occupato suonando il pianoforte che non ti ascolta neanche. È giusto, anche bello avere un pianista che potrebbe anche suonare, accompagnarti, però non deve essere così tanto preso da come suona che non ti ascolta neanche. E l'ultimo tipo di insegnante è l'insegnante foniatra. Ragazzi, io so che farò arrabbiare un sacco di gente con questo l'ultimo, però ragazzi, credimi, un foniatra è una cosa, un insegnante di canto è un'altra. È anche bello sapere come funziona la voce, tutto il meccanismo della voce, ma la cosa più importante ragazzi è di prendere tutta questa informazione e saper applicarlo all'uso della voce e di creare l'arte, di creare musica. Sono tantissimi di questi insegnanti che hanno fatto magari qualche corso, sono molto appassionati della foniatria e
questo è bellissimo perché è tutta informazione importante per noi di sapere, però quello non deve prendere posto dell'arte di canto, di come si usa, della immediatezza della voce, cioè, perché è importante che la voce è il primo strumento, il strumento più pratico di ogni persona. Quindi ragazzi, molto importante, nel mio parere tanti insegnanti così mettono tanti ragazzi in tanta confusione, alcuni hanno questo modo che la voce diventa più una cosa molto meccanica e fanno molto fatica poi a ritornare a canto come arte. Allora è finito! Io spero che non ho fatto incavolare ogni insegnante di canto in Italia, mi dispiace. Se queste cose qui ti rivedi, bene, però sì, sono sicura che ci sono tantissimi insegnanti di canto che stanno facendo il loro meglio. Insegnanti, questo messaggio è per voi, importante che noi facciamo il nostro meglio per aiutare i nostri ragazzi, e ragazzi state molto attenti di scegliere le persone giuste per voi. Un bacio a tutti quanti, buon lavoro, ciao!